Come sempre vi ringraziamo per la vostra partecipazione, sempre così gradita e così attenta. Come vi è stato comunicato, forse non a tutti di voi, ma sicuramente alla maggior parte, c'è stata un'inversione nel nostro programma, nel senso che stasera sarà con noi Biagio Reggiovanni e invece Raffaele Cantone con Eugenio Mazzarella saranno con noi il 3 dicembre, ricordate questa data. Siamo sempre nell'ambito dei nostri incontri e sempre all'interno, diciamo, del grande tema su cui abbiamo voluto invitare i nostri ospiti e invitare anche voi a riflettere, cioè persona e società, la grandezza d'animo rende più forte la libertà. C'è da riflettere molto su questo tema, soprattutto a Napoli, dove la grandezza d'animo sembra lambire una netta minoranza di abitanti. Stasera insieme a Gennaro Matino abbiamo Biagio Reggiovanni, non ho bisogno di presentarlo, filosofo noto a livello internazionale, per cui anche perché i tempi nostri sono, come voi sapete, brevi, do subito la parola a Gennaro Matino perché avvii questa discussione. Grazie di nuovo per essere qui con noi. Io però preferisco parlare questo fisso. Questo qua è fisso. Lascialo fisso, infatti. Buonasera a tutti, buonasera agli amici di Radio CRC che ci seguono da casa. E riprendiamo il nostro percorso di dialoghi in città, che deve avere la forza, la caratteristica, lo spazio di linguaggio proprio di un dialogo, che non è semplicemente, non vuole essere semplicemente una proposizione, una lezione, ma una provocazione, per far sì che si ritorni a mettere al centro la parola come ponte, come capacità di unire diversi. La parola questa è un mezzo attraverso cui dei diversi si scambiano vita. Potrei dire che la parola, dal punto di vista spirituale, è una copula, perché se è vero come è vero che l'intimità tra persone si lega attraverso l'unione di corpi, la parola comunica lo spirito. La parola scambia l'esistenza interiore, non solo intellettuale, ma l'esperienza. Per cui quello che io sono mentre sto parlando lo dico, chi mi ascolta acchiappa quello che sto dicendo, lo fa proprio e lo procrea, lo crea come suo, inventandolo come sua parola, nuova, originale, reinventandola. Dialogo lega diversi nell'esperienza. E forse probabilmente uno dei motivi della decadenza del nostro tempo, non lo diciamo dal punto di vista di una malata nostalgia, quasi che in qualche modo orientiamo la nostra riflessione sul presente ad una forma di quello che abbiamo perso, quello che eravamo, perché ogni tempo ha avuto i suoi momenti esaltanti e ha avuto le sue difficoltà. Ma non sono certo io il primo a dire che questo è un tempo di decadenza, nel senso che è l'uomo nella sua verità, nella sua dignità, nella sua centralità che è messo in discussione da una scelta, da una concezione di vita che, mortificando la verità, le fake news sono un aspetto soltanto della verità mortificata, danneggia e limita la libertà. Stasera con noi abbiamo di nuovo la gioia e il piacere di avere Biagio Reggiovanni. Biagio Reggiovanni che non ha bisogno di presentazione per essere un filosofo, un politico italiano, parlamentare europeo, esponente di primo piano
di quel pensiero che in maniera riduttiva si dice di sinistra, ma che è un pensiero che in qualche maniera ha generato una riflessione condivisibile o meno, una lettura di un tempo per procurarne in qualche modo una espansione, una possibilità proprio che quella parola avesse un'anima di incontro e di dialogo. Molti di voi già l'anno scorso, quando lo hanno ascoltato, non è che era la prima volta che lo ascoltava, ma quando l'hanno ascoltato quasi hanno sentito l'esigenza e l'urgenza di rincontrarlo, perché la vivacità del suo pensiero, la capacità di legare con la parola i percorsi significativi aprono una curiosità che, viva Dio, in questa città c'è ancora e vorremmo che ci fosse sempre di più, soprattutto perché, come diceva Benito, è una delle poche possibilità quella curiosità che ci possa permettere, se c'è mai una via di rinascita e di resurrezione della vita civile di questa città. Il tema di oggi è un tema che si inserisce nei nostri dialoghi di quest'anno, che è proprio in ragione di questo discorso che stiamo facendo di verità e libertà, al centro porre la persona come persona e come comunità all'interno della società. La grandezza d'animo rende più forte la libertà. Valore, verità, libertà, dignità dell'uomo, rispetto della diversità. Non faccio agli altri quello che non voglio sia fatto a me. Percorso che recupera per quanto sia possibile il mio ruolo, certamente come rispetto della mia individualità, ma in dialogo con la diversità. Un dialogo che si chiama legge, che si chiama rispetto dei percorsi comuni, che si chiama civiltà della comunità. Il tema di stasera che affronteremo insieme a Biagio ha un titolo un po' strano, ma è provocatorio, no? Il titolo è La forza della via impervia. Cosa vogliamo che in qualche maniera provochi questo titolo? Poi ovviamente lo sciogliamo di volta in volta. C'è un nodo cruciale nel nostro tempo, in ragione proprio dell'uomo inserito nella società, ed è la via difficile della parola scambiata, condivisa come parola di libertà. È un tempo in cui ciò che è posto in crisi fondamentalmente è la crescita individuale come rispetto dell'alterità. E quando si dice rispetto dell'alterità, si dice che io debbo rispettare l'altro per quello che è, la via impervia, la difficoltà dell'incontro. Oggi sembra che, dopo le grandi rivoluzioni che sono state aperte nella metà del secolo scorso, dopo le grandi guerre che avevano proclamato l'odio assoluto, le contrapposizioni forti, i campi di sterminio, le dure parole di divisione, nacque quasi spontaneamente il bisogno di pace che durasse. E perfino la rivoluzione giovanile e perfino quella del 68 metteva al centro l'accettazione della diversità come paradigma di pace. Ognuno rispetti il mondo della differenza. Oggi quella parola che sembrava rivoluzionaria, quella esperienza che sembrava avere in qualche maniera dato una descrizione del mondo che noi auspicavamo tutti essere finalmente approdata ad una realtà che era condivisa, condivisibile, che era aperta, noi tutti che sognavamo un mondo che si aprisse alla parola pace come sentiero di libertà, ci ritroviamo invece oggi a sentire la cancelliera tedesca Merkel che dice c'è il rischio della pace in Europa. La libertà messa a dura prova
da una pace che non viene in qualche maniera più concepita come un valore da condividere, bensì come un peso da sopportare. Allora, la via impervia è un tema di grande attualità e io subito passo la parola a Biagi per ascoltarlo insieme a voi e poi con lui dibattere e scambiarci la parola di volta in volta. Bene. Innanzitutto un ringraziamento sentito, vivo per questo invito. Ero già stato a questi dialoghi introdotti e moderati da Gennaro Matino e quindi l'idea di tornare a discutere con lui in presenza di tanti amici e tante persone mi ha molto stimolato e quindi vi ringrazio di cuore, questo ringraziamento non è assolutamente formale. E, come dire, dovrei smentire alcune delle cose dette da Matino su di me, ma insomma questo non c'è neanche bisogno di farlo perché io sono uno che ha insegnato. Insomma, definirsi filosofi è sempre una cosa problematica. Il vecchio Benedetto Croce, quando i professori di filosofia si definivano filosofi, lui che non aveva neanche una laurea, era un po' perplesso. Insomma, si diventa filosofi. Io mi considero un professore di filosofia, uno che ha insegnato con molto amore, con molta simpatia, con molto affetto filosofia per tanti anni, ho fatto anche politica. Ma insomma, ci ho detto, il tema di stasera è molto stimolante. Intanto Matino diceva una cosa che io voglio ribadire. Scusi, professore. Beh, certo, fino a un certo punto, perché sennò ve lo ingoiare. Una cosa che voglio ribadire, cioè l'importanza della parola, cioè l'importanza del linguaggio. L'umanità nasce quando nasce il linguaggio. Se mi permettete un riferimento ad un autore che ho amato fin da 50-60 anni fa, Giovanni Battista Vico, il nostro napoletano, sapeva questo, che quando l'uomo comincia a parlare, allora diventa uomo, perché allora entra in comunicazione col mondo, entra in comunicazione con gli animali, entra in comunicazione con gli altri uomini, con la realtà. E aveva molte ragioni Matino a dire, senza... Il discorso è sempre difficile perché si può sempre apparire, come dicevi tu, regressivi, cioè affezionati a un'epoca che è finita e cercare di capire la nuova epoca che viene. Però noi possiamo avere sempre spirito critico, come abbiamo spirito, come dobbiamo avere spirito critico. Ed allora credo che avesse ragione Gennaro Matino quando diceva che c'è una crisi della comunicazione, una crisi profonda della comunicazione. Il paradosso qual è? Il paradosso è che questa critica della comunicazione, questa critica della parola giunge nel momento in cui sembra che la comunicazione non abbia più confini. Io se sollevo il mio telefonino in questo momento posso parlare con mio figlio che sta a Londra nel giro di 5 secondi e tutti quanti, il sottoscritto meno per ragioni anagrafiche, ma tutti quanti sono permanentemente connessi con qualche altra cosa, con un mondo, quindi sembrerebbe che cosa di meglio? Che cosa di più di questo poteva avvenire? Cioè che la comunicazione fosse talmente universalizzata, eppure noi con spirito non regressivo ma con tentativo di capire abbiamo l'impressione che proprio nella fase di questa trasformazione così profonda, così radicale delle modalità della comunicazione, la comunicazione stessa, cioè la parola, stia perdendo di significato. È possibile porre una questione di questo tipo? La domanda che pongo a me stesso e che pongo a tutti, ma io ho l'idea, abbiamo molti credo l'idea, che questo stia avvenendo, che ci conferma che stiamo, questo lo voglio dire in limine come si dice preliminarmente, che stiamo in un'epoca di grandissimo passaggio, di grandissima transizione, non si sa bene verso dove. Un'epoca nella quale diciamo anche moltissime delle categorie con le quali abbiamo noi ricercatori lavorato, gli uomini che non fanno ricerca vissuto, entrano in crisi. E vi comunico proprio questa sensazione di me che alla mia tardissima età ancora cerco di fare un po' di ricerca, che si sente, sentiamo che le categorie con le quali abbiamo lavorato sono in difficoltà.
non riusciamo bene a capire il mondo che ci circonda, diventiamo anche ansiosi su questo. Quindi questo è lo scenario nel quale ci muoviamo, uno scenario di trasformazione e di crisi, e uno scenario nel quale io condivido anche una prima diagnosi, adesso poi cercherò di motivare velocemente perché abbiamo deciso di fare interventi brevi, e cioè un vero dialogo, perché abbiamo più che un'impressione, che, come dire, alcuni elementi che noi consideriamo essenziali per la dignità dell'uomo, per la consistenza del suo vivere, per il senso della sua vita, siano in grande difficoltà. Io non voglio ancora, non so se sia il caso di farlo successivamente in più complicate categorie, ma io ho l'impressione che a questa estensione universalizzante della comunicazione si accompagnino alcune cose che voglio semplicemente nominare e che sono il contrario di quello che questo sembrerebbe dover fare avvenire, cioè il senso di una nuova solitudine. Si vive soli come mai prima, sia perché forse quella connessione virtuale sembra darti qualche cosa che in realtà poi non riesce a darti fino in fondo, perché alla fine è sempre pur sempre virtuale, cioè tu non hai un volto di fronte, hai delle parole spesso sommarie, spesso semplificate, no? E allora hai l'impressione, allora questo senso di una nuova solitudine, cioè come dire, la metto in termini un po' estremi, anche molto semplici, forse semplicistici, con il mio mezzo di comunicazione io sto in contatto col mondo, quindi basto a me stesso. E quindi questo bastare a se stessi non è un elemento che aiuta la socialità dell'uomo, cioè la relazione di cui tu parlavi, cioè la relazione umana tra uomini, che è data dal vedersi, dal parlarsi, e quindi questo senso è una nuova. E in un certo senso aggiungo, anche se non voglio dare una diagnosi, come dire, solo negativa, è un tempo complesso quello che attraversiamo, ma accanto alla solitudine, questo è un dato sicuro, c'è anche il senso di una nuova paura. Perché mai il tema della sicurezza sembra il tema che occupa per intero lo spazio della comunicazione pubblica? Dobbiamo avere la sicurezza, a scapito di tutto, a scapito della libertà, a scapito dei diritti, a scapito dei soggetti, a scapito delle persone. L'importante è che noi siamo sicuri, rinserriamoci dentro casa, mettiamo i cancelli alla nazione, mettiamo i cancelli alle case, cioè stiamo, perché come mai questa sicurezza è diventata un elemento così invadente da condizionare tutto, da condizionare l'esistenza, da condizionare il nostro modo di rapportarci al mondo? Il problema c'è, ma possiamo cercare di limitarlo e di capirlo, e di capire anche quali connessioni la sicurezza deve avere con altri atteggiamenti, altri diritti, altre facoltà dell'uomo? E quindi, per concludere su quello che diceva Gennaro Matino, sì, la libertà è in discussione oggi, per tutto questo insieme di ragioni che insieme abbiamo velocemente annotato, neanche analizzato. Se la libertà, come tu dicevi, non si può non condividere, è anzitutto relazione con l'altro da te, perché sennò che cos'è la libertà? Se la libertà fosse solamente la mia interiorità, me la vedrei con me stesso, starei chiuso nella mia stanza e mi sentirei tanto libero da vincoli, da leggi, da regole, da qualunque cosa. Ma io, siccome sono un uomo e devo vivere con altri, la mia libertà non può non essere in relazione agli altri. Ma chi sono gli altri? Ecco il punto. E qui sta venendo fuori un problema. Io ne accumulo forse troppi temi all'inizio, prima di entrare, poi lo farò velocemente nel tema specifico. Il punto è questo: gli altri sono gli uomini, non quelli che hanno la tua stessa pelle o che hanno la tua stessa lingua, no? Diceva Kant, la terra è sferica, dunque limitata, dunque c'è uno spazio circolare in cui, diceva lui, fine Settecento, tutti quanti prima o dopo dovremo incontrarci. I filosofi hanno queste nuvole per la testa, no? Per cui, detta così, se può sembrare un paradosso, ma alla fine
è così, non è fisicamente così, ma concettualmente è così. La Terra, se la Terra fosse una distesa piana, come oggi alcuni tendono a credere, perché pare che sia messa in discussione la sfericità della Terra, dato che le cose quindi, si accumulano le semplificazioni, allora tra poco, siccome non stiamo con la testa in giù, la Terra non può essere tonda. Non sapete che questa cosa è stata detta, no? È stata detta e sostenuta con argomenti. Vabbè, chiudiamola qua questo aspetto. Allora questo fatto che noi, che il riconoscimento dell'umano come tale è un elemento molto importante del nostro vivere umano, quando, come dire, questo entra in discussione, adesso non voglio dire più di questo, voglio fare esempi, non è il momento di farli, beh, insomma, allora la nostra libertà, se la libertà nostra è questo, relazione all'altro, entra in crisi. Questo è un quadro. Badate che non voglio delineare come negativo senza speranza, è un quadro di transizione. Diceva il nostro grande Antonio Gramsci nei Quaderni, diceva il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. In quella fase di vuoto si creano dei fenomeni morbosi. Usava questa terminologia. Perché quando lo spazio si fa vuoto, e le categorie nelle quali, con le quali hai pensato fino a quel momento non funzionano più come funzionavano prima e tu non afferri più, allora ecco che cosa succede. Avvengono fenomeni morbosi, cioè fenomeni che sono difficilmente argomentabili. E siccome questo avviene nel quadro che dicevo prima, cioè di una clamorosa trasformazione delle tecnologie e dei mezzi di comunicazione, gli effetti sono quelli che ti trovi di fronte a dei problemi e a delle domande che non hanno, io non pretenderò stasera di dare risposte, ma che pongono grandi interrogativi. Dobbiamo interrogarci, questo è il nostro compito oggi, non stasera, dobbiamo interrogarci nella nostra vita, cioè non possiamo più assumere le cose che incontriamo come se fossero pacifiche, perché non lo sono più. E se vogliamo difendere noi stessi e difendere la dignità dell'uomo e ognuno portare un piccolo tassello alla difesa della dignità dell'uomo, dobbiamo fare questa operazione. Io, siccome ho parlato parecchio, però vorrei solo impostare il tema che è stato, che fa il titolo del nostro incontro di oggi, cioè che si intitola La forza della via impervia. Quando ho avuto questo titolo, mi sono chiesto che cosa posso dire su questo. Chi aveva un padre retorico, non era il caso mio, mio padre aveva fatto la battaglia di Caporetto, quindi figuriamoci che retorica poteva avere in testa, però quando chi aveva un padre retorico in anni lontani, che cosa diceva al figlio? Parlava in latino, per aspera ad astra. Si poteva consentire, il latino era chiaro, che erano parole che somigliavano all'italiano, ma allora comunque si poteva anche parlare latino in casa, adesso diventa un po' più difficile, ma per aspera lassa significava che bisogna attraversare un terribile deserto difficile prima di arrivare dove devi arrivare. Come possiamo, io mi limito a tentare di impostare come oggi possiamo porci questo interrogativo e poi mi fermo. Perché questo interrogativo è diventato difficile? È diventato difficile dare una risposta a questo interrogativo. E se io mi mettessi di fronte a un ragazzo oggi molto molto giovane, quindicenne, e gli dicessi, traducendolo in italiano, per aspera ad astra, lui mi guarderebbe come, cioè, che va trovando questo, che significa. Perché è entrato così in difficoltà questo, l'idea di questo percorso difficile che poi improvvisamente ti apre la luce davanti alla tua vita? Le ragioni sono molte, io mi limito a indicarne qualcuna, quasi telegraficamente. Perché si è spezzato il rapporto, primo, si è spezzato il rapporto tra passato e presente. Cominciamo da qua. Questo è un elemento, diciamo, che fa parte, credo, proprio non c'è bisogno di andarsi a consultare i libri sul tema del tempo. Ma abbiamo la sensazione che la ricchezza di questo rapporto, per cui noi ci sentivamo insieme, condizionati dal nostro passato, ma liberi di andare oltre il nostro passato, e quindi avevamo, come dire, l'idea di un percorso. Perché se tu metti insieme il passato e il presente, significa che prepari anche il futuro. Non è mai stato agevole questo rapporto fra queste tre parole decisive, passato, presente e futuro. Però
nel momento in cui il passato pesava sulla tua vita come memoria, non come ricordo passivo, come memoria che tu sapevi essere costitutiva di te, costituente di te, se perdi questa profondità che sta nell'esistenza, non sta nell'astrazione accademica o nel pensiero accademico, sta nella tua esistenza, se perdi che cosa? Perdi il rapporto col futuro. E allora che cosa si perde? Si perde il percorso e la forza della via impervia è data dalla possibilità di mantenere vivo questo rapporto tra passato, presente e futuro, perché io posso avere una via davanti a me se ho un percorso, se questo percorso in qualche modo è tracciato, se accompagna me ed altri nell'itinerario della vita. Se le connessioni si perdono e sembra che si viva in un immediato presente dove scompare sia il passato sia il futuro, non si sa più bene che cosa sarà il futuro e il passato viene sostanzialmente svalutato. E allora io dico questo, e tra 5 minuti mi fermo, che noi ci troviamo oggi davanti a un presente sguarnito, lo definirei, un presente debole, no? Una sorta di difficoltà a proiettare. Pensate, io sto pensando alle giovani generazioni, non sto pensando a tanti che questo passato l'hanno talmente introiettato da essere giunti. Io sono arrivato a 87 anni, quindi vi potete immaginare quanto passato tengo dentro. Ma se guardo invece oggi dei giovani dalla parola, lo sento dal linguaggio, lo sento dalle cose, che questo nesso si è perduto, che questa difficoltà sul futuro, che, come dire, poi si lega a quelle due categorie che io avevo portato in campo, che non sempre sono consapevoli, ma che secondo me sono molto importanti, la solitudine e la paura, cioè il senso della solitudine, nonostante io sia connesso con l'intero universo. Perché quella, come dicevo prima, è una connessione virtuale, importantissima, è la grande novità dei nostri tempi. Ma come reagirà l'umanità a questo? Sono interrogativi. Ecco, e allora questa difficoltà sul futuro, no? E aggiungerei l'ultima cosa per dare poi a Gennaro Matino l'opportunità di discutere, commentare o criticare o aggiungere ovviamente cose sulle quali sto riflettendo, che tutto questo avviene in presenza di questa trasformazione acceleratissima, no? Che porta quale conseguenza? Porta alla conseguenza dell'impressione di un controllo sempre più ridotto della nostra intelligenza sul divenire del mondo. Cioè, talmente violenta l'avanzata della tecnologia, della tecnica, talmente violenta, talmente accelerata nei suoi, da mettere in discussione le modalità con le quali la nostra intelligenza riesce a controllare il mondo, ad avere la sensazione di governare le cose che vive. Siamo come sopraffatti dall'accelerazione delle tecnologie. E qui si pone un interrogativo che lascio sospeso e sul quale vorrei aggiungere qualcosa più tardi, e cioè quali conseguenze sull'intelligenza, quali conseguenze sulla democrazia, quali conseguenze di questa difficoltà di controllare l'accelerazione degli sviluppi tecnologici rispetto, che fa parte poi, come dire, della povertà, della debolezza del percorso storicamente dato nel quale siamo immersi, nello spazio concreto nel quale siamo. Sono interrogativi di grande peso sui quali stasera vorremmo discutere. Ringrazio un percorso sicuramente di grande attrazione, di grande provocazione, anche se c'è lo sgomento dinanzi agli avvenimenti. Ci siamo detti senza nostalgia del passato. Biagio diceva che dall'altro c'è un desiderio di libertà, ma si vive una profonda solitudine, perdendo in qualche maniera le parole della comunicazione tra diversità.
Voglio partire per agganciarmi a lui con l'esperienza di ieri, perché se riesco in qualche maniera a passare questo che lui dice con un'immagine, ci può aiutare, credo, spero che ci possa aiutare. Io la domenica, come sempre, come tradizione, la nostra è una famiglia grande, siamo sei fratelli, ci sono i corrispettivi consorti, ci sono i figli dei figli, quindi la famiglia è grande, generalmente la domenica ci vediamo tutti. E sono arrivati gli ultimi, no? Chi tiene sei mesi, chi ne tiene un anno, e ci sta il primo dei nipoti della nuova generazione che ha 5 anni, si chiama Davide. E vedevo che prendeva, come sempre fanno i bambini, prendeva il cellulare del nonno e già lo sapeva usare perfettamente, meglio, molto meglio del nonno. Che mio nipote, il papà di Davide, dice, mi guarda, dico, che bello, sta per venire, io 62 anni, sta per venire Babbo Natale quest'anno, spero che, anche perché posso dire Gesù bambino, ma preferisco che anche loro in qualche maniera non vengano privati da una fantasia, da una favola, e dico, sta venendo, chissà chi fa Babbo Natale quest'anno per i bambini. Mio nipote mi dice, zio, ma sai che cos'è? Babbo Natale dovrebbe portare i giocattoli. I bambini a 3 anni già sono stanchi dei giocattoli. Io sono rimasto, perché per me, anche quando faccio qualche cosa pensando ai bambini, penso ai bambini con quello che, con l'evoluzione dei giocattoli, cioè il manufatto che possa essere tecnologico o artigianale, che provochi fantasia. I bambini di oggi non sono più coltivati e cresciuti a fare della fantasia una virtù, un valore. Loro passano da 3 anni al mezzo, al nuovo sistema linguistico, che fanno proprio, che più che fare immaginare, già attraverso lo strumento risolvono. Non hanno bisogno di risolvere, si risolve da solo. È una cosa buona? È una cosa sbagliata? Ragionavo con mio nipote ieri, perché ovviamente se dovessi semplicemente giudicare quel passaggio, quella rivoluzione, nei termini che mi sono propri, io direi a Davide che cosa si sta perdendo. Si sta perdendo l'attesa, il gusto, il costruire, il mettere insieme i pezzi, quello che in fondo ha dato alla nostra formazione, e non soltanto da ragazzi, successivamente, la capacità di ordinare il passato nel presente verso il futuro, mettere insieme i pezzi. È una cosa che in qualche maniera dobbiamo leggere come una sconfitta, o il cambiamento che si dice ipertecnologico in realtà sta conducendo il mondo su una direzione che ci mette ansia e ci mette paura, perché non sappiamo dove ci porterà, ma non è detto che ci porterà necessariamente a qualche cosa di male. Quando Gutenberg inventò la stampa, coloro che erano affascinati dagli emanuensi, e a giusta ragione, che avevano il culto di quel tipo di processo, di percorso, restarono turbati da quella invenzione, perché il nuovo che avanzava era in qualche maniera ricevuto come un'imposizione rispetto alle categorie mentali e agli strumenti che loro avevano a disposizione. Pensate, faccio soltanto questo passaggio. Anche nella Chiesa Cattolica fu accettato quella invenzione come un nemico, tant'è vero che a fronte della difesa degli emanuensi, che certamente avevano passione di bellezza e bastava una piccola incisione a raccontare storie, certo difendere quello era un linguaggio, una cultura da difendere, ma nel frattempo Lutero aveva approfittato della rivoluzione di Gutenberg. E mentre la Chiesa Cattolica ragionava per decenni se era una cosa buona o non buona,
Lutero metteva la Bibbia nelle mani di tutti e la rivoluzione protestante andava avanti. Le Big Five, o le Five, che sono le cinque grandi industrie che oggi regolano il mondo della comunicazione e hanno nelle mani i dati di milioni e milioni di utenti, che da Facebook a Apple a Google, raccontano e raccolgono i destini di tanti di noi, stanno, come dire, approfittando di un vuoto che Biagio precedentemente raccoglieva, di un rischio che è nella capacità di non sapere dove sta andando il mondo, ma economicamente ci sta chi ha già deciso dove il mondo deve andare. E quelle decisioni già sono state poste in ragione di una scelta ben precisa che porta a vedere me a 62 anni fuori posto rispetto a mio nipote di 5 anni che già sa qual è il suo posto. Allora, solitudine di chi? Solitudine è di chi è stato aggredito dal nuovo e non riesce in qualche maniera a coglierne le ragioni. Solitudine da chi è stato formato solo dal nuovo, senza passato, e non sa da dove viene. Solitudine perché la comunicazione non è che è stata impedita o schiacciata dalla tecnologia, ma perché tra la tecnologia e la filosofia, il pensiero, la teologia, la politica, non c'è ancora capacità di intercettare una strada comune, cioè una via impervia da attraversare. Una Costituzione, per esempio, no? La Costituzione italiana, per esempio, una Costituzione di uno Stato, è solo un pezzo di carta con sopra tante parole. Se tu la metti nelle mani di un ragazzo, trovi tante parole. Se non hai la capacità di capire da dove vengono quelle parole e dove andranno, resta un pezzo di carta. Oggi, per esempio, si dice che la libertà è messa a duro rischio perché non ha punti di riferimento, non ci sta una Costituzione che è condivisa. E non parlo soltanto in Italia, basta andare dove, in paesi dove la Costituzione è la Bibbia, e penso per esempio agli Stati Uniti d'America, è la Bibbia, ma anche lì resta in qualche maniera un percorso difficile. Parlavo di fantasia e di solitudine, come lo diceva Biagio, e parlavo di Davide con il cellulare in mano. Senza una parola condivisa, dove le parole invece sono inventate ad arte per isolare piuttosto che a unire, ma non per colpa, per difficoltà di legare la differenza tra passato e presente. È facile negare l'uguaglianza, è facile negare la pari umanità. Quando ci troviamo davanti a qualcuno, per esempio, che non riusciamo a capire perché non abbiamo parole uguali, perché non abbiamo parole da condividere, quella solitudine nostra diventa la volontà di isolarsi dall'altro, da tutto l'altro, dall'altro che è diverso da me per fede, per religione, per cultura, per razza, per condizione. Incapacità di decifrare il linguaggio finisce per diventare la fuga dalla verità dell'altro. Ed ecco che io ripasso la parola a te. In un momento come questo, in cui io non sono affatto preoccupato dallo sviluppo tecnologico, dove io spero e sono convinto che il mio pronipotino Davide avrà un mondo migliore del mio. Lo spero perché non posso non sperare per un mio nipote come voi per i vostri figli che ci sia un mondo migliore, anzi lottiamo. Nel frattempo il problema non è il futuro,
Nel frattempo il problema non è il passato, il problema è quale presente. È quale presente. Ed è il conflitto tra chi sta avanti senza avere un passato e chi sta indietro senza avere un futuro. Non è un conflitto generazionale, ma è la crisi della consapevolezza del presente. A volte la sensazione, Montale direbbe, sono solo sulla vetta del monte, ma quella solitudine di allora non era isolamento, cosa che invece molto spesso lo è oggi. Bene, bene. A te piaccio. Sì, le cose dette da Gennaro ma fanno andare ancora avanti il discorso e il tentativo insieme di riflettere, perché non stiamo facendo più di questo. Quando tu parlavi del rapporto tra tecnologia e filosofia, senza infilarsi in un discorso, diciamo, troppo astratto, e non è immaginabile, cioè è immaginabile solo da alcuni addetti ai lavori, quanto il tema della tecnica abbia formato, come dire, la problematica dominante del Novecento, no? Dai grandi filosofi, ma il problema, dicevi tu giustamente, sarebbe un gravissimo errore quello di collocarsi fuori, contro. E che mondo è questo? Che senso avrebbe? Che senso avrebbe? No, però è un problema. Però l'accelerazione tecnologica, che noi non possiamo rigettare con spirito regressivo, come se volessimo non so bene come e perché tornare indietro, cosa peraltro impossibile, quindi rischiamo semplicemente, se ci mettiamo altrove, rischiamo semplicemente di essere sopraffatti da un fatto inevitabile, non solo inevitabile ma necessario, che cambierà molto più avanti. Amici miei che insegnano e studiano fisica e che sono ricercatori di intelligenza artificiale, mi dicono: ma voi non avete un'idea che cosa si sta preparando su questo fronte dell'intelligenza artificiale? Cioè che cosa accadrà nei prossimi anni, ma presto, non parliamo nei prossimi decenni. Quindi noi ci troviamo di fronte a una trasformazione di fronte alla quale mettersi a fare il luddista, mettersi a fare il nemico, l'avversario, sarebbe stupido, inutile, sbagliato, perché significherebbe rinchiuderci in un mondo che come tale non può più funzionare. Però dobbiamo sapere che questo problema esiste, no? Non è detto che di fronte alle grandi novità del mondo noi non dobbiamo assumere anche uno spirito critico. Il problema non è che bisogna accettare tutto ciò che viene come tale, dobbiamo cercare di capirlo, di governarlo. Ora ci troviamo in questa fase di transizione difficilissima, io vorrei ragionare su questo, non sul futuro lontano, nella quale, come dire, questa divaricazione fra l'accelerazione tecnologica e l'umanità, ancora, come dire, la nostra ridotta umanità umana, diventa talmente largo da essere la condizione di una conseguenza che io vorrei mettere al centro di questa riflessione brevissima, perché poi vorrei passare a un altro tema. Io prima ho nominato il tema della democrazia, è il tema che ci deve stare più a cuore, perché in una misura notevole, in una misura larga, in una misura che non deve essere accolta criticamente come non lo è mai stata, ma sicuramente noi Occidente, noi Europa, questi ultimi 60-70 anni li abbiamo vissuti all'interno di un sistema democratico che nell'insieme ha garantito una serie di cose, naturalmente squilibri, debolezze, diseguaglianze, l'umanità è quella che è. Il regno di Dio in terra non ci sarà mai, questo credo che lo possiamo dire, no? chi ha fede o chi non ha fede nel regno di Dio, ma insomma questo è certo. Però ecco, che cosa sta avvenendo adesso? Sta avvenendo che questa separazione, questa lontananza sempre più, che noi abbiamo individuato come perdita del rapporto presente-passato, perdita del senso del futuro, questo isolamento rispetto a un'accelerazione tecnologica di cui alcuni si possono impadronire.
rende sempre più debole la, come dire, la partecipazione alla vita democratica, rende sempre più separato il conoscere e sempre più drammaticamente semplificato le modalità con le quali tu pretendi di rapportarti a questo conoscere. Dove noi assistiamo, appunto, questo mi pare il fenomeno anche più serio, per certi aspetti anche più drammatico della nostra vita di oggi, a questa improvvisa, drammatica semplificazione delle categorie che vengono usate. Tutto. La semplificazione. Che è talmente semplice da non rendere più comprensibili le cose di cui parla, ma c'è però chi sa altrove. C'è chi prevede, c'è chi programma, c'è chi decide. E nel frattempo, come dire, questo sapere pubblico, questo spirito pubblico, queste connessioni che le democrazie politiche hanno in una certa misura garantito, si vanno disperdendo. E in questa semplificazione cresce che cosa? Cresce l'inconsapevolezza dei problemi, la difficoltà di far funzionare la formazione nelle scuole e nelle università in vista della propria partecipazione alla vita sociale, cioè questi elementi di vuoto che stiamo, diciamo, rappresentando e provando a leggere. E quindi, come dire, a quella separazione, adesso uso un termine, fra le nuove elite e i nuovi idioti, dove per idioti si intende non la parola, il senso normale della parola idiozia, ma quelli che non si sentono capaci di partecipare alla vita sociale e che vi partecipano attraverso questa drammatica semplificazione della comunicazione. Cioè stiamo assistendo a questa divaricazione. In questa divaricazione io vorrei inserire il tema trascurato, terribilmente trascurato, della formazione. Perché, insomma, come possiamo parlare di via impervia, della necessità, come dire, di incontrare le difficoltà per superarle, se il tema della formazione, nel senso più lato della parola, della scuola, dell'università, non torna a diventare centro di iniziativa? E la democrazia è sostenuta da queste cose, non è sostenuta da altro. Se noi abbiamo una moltitudine di semplificazioni alla base di tutto, dove un like decide di problemi complicatissimi, dove la competenza viene disprezzata, beh, la conseguenza è quella che possiamo immaginare, cioè questo quadro che abbiamo disegnato diventa un quadro, come dire, rispetto al quale è difficile trovare gli elementi per fuoriuscire da questo quadro, per fuoriuscire da questa dimensione. Però dicevo, io voglio toccare un tema perché ho nominato la parola democrazia, ci sono adesso tornato e vorrei sviluppare velocemente un passaggio su questo problema, perché a me pare il problema centrale che abbiamo. E tu hai posto, noi tutti e due abbiamo posto il problema delle nuove solitudini. Tutti e due abbiamo posto il problema di come questa drammatica semplificazione di tutto tende a far chiudere ognuno nel proprio orizzonte ristretto. E allora, quale sembra la risposta? Una risposta che ha purtroppo le sue motivazioni, poi cercherò di dire quali. La risposta è: chiudiamo quanto più possibile i nostri confini. Cioè, siamo insicuri? Abbiamo paura, c'è il problema della sicurezza, c'è il problema dell'incertezza, c'è il problema della difficoltà di comunicazione. Chiudiamo i nostri confini, chiudiamoci. Ognuno basta a se stesso. La tendenza è questa. E dicevo, questa tendenza ha delle motivazioni. Le ha perché? Non sono motivazioni psicologiche. Sono motivazioni date da come si è sviluppato il mondo in questi ultimi decenni. Cioè con una tendenza alla globalizzazione che ha sacrificato, come dire, che ha cercato di omologare tutto. E allora qual è la reazione all'omologazione di tutto? Mi chiudo nella mia identità, mi chiudo nella mia piccola patria, mi chiudo nei miei confini, sto bene là dentro, basta, l'altro non esiste più, esistiamo solo noi. Anzi, esisto solo io, tanti io esistono. Non c'è più una società coesa, non ce n'è più ragione, non c'è più bisogno di una società coesa. Questa motivazione ci fa capire perché avvengono certe cose, perché noi
come diceva il filosofo, dobbiamo capire le cose, non metterci a piangere sulle cose o a disprezzare le cose che avvengono. Dobbiamo capire perché questo insieme di fenomeni sta producendo questi effetti, non solo da noi, perché fosse un fenomeno solo italiano, beh, la nostra nazione insomma, ha avuto sempre dei problemi ad essere una nazione coesa e aperta, ma no, il mondo. Allora ci dobbiamo chiedere perché. E la formula che mi viene da usare è la prima grande crisi politica del mondo globale che stiamo attraversando, con questo richiamo, questa regressione verso le identità come tali, ognuna chiusa in se stessa, ognuno basta a se stesso. Ma è possibile questa risposta? E se ci vogliamo collegare a quello che dicevamo prima, questa risposta è, come dire, è resa possibile proprio da quella, come dire, da quella semplificazione della comunicazione, da quel fatto che non ho più bisogno di argomentare, ognuno può dire quel che vuole, è difficile più il controllo su quello che si dice. Ecco il senso di vuoto, il senso di crisi, il senso di difficoltà. E allora qui bisogna riflettere, e non so se vogliamo farlo anche stasera, senza quali sono le risposte possibili a questo stato di cose. Anche perché noi non vogliamo essere contro la tecnologia, per carità. Io non voglio essere neanche contro la tecnica, come è di moda e di uso tra i filosofi, tanti filosofi amici miei, a cominciare dal professor Severino e da tanti altri. Però dobbiamo sapere che c'è un problema di governo di questo. Non è che possiamo semplicemente affidarci a questo sviluppo. E allora, visto tutti i problemi che nascono all'interno di queste trasformazioni, quali sono le risposte possibili? È possibile immaginare che la risposta che sembra dominare nel mondo, ognuno si rinchiude nei propri confini, ognuno fa crescere la propria identità, ognuno chiude le frontiere, ognuno chiude i porti, ognuno chiude le porte, addirittura magari le porte di casa mia, le porte alla casa di un altro. E questa è la risposta a questo mondo. O dobbiamo immaginare invece che bisogna costruire una risposta diversa, ma non per buonismo, non per umanitarismo, perché il mondo non può funzionare nel modo in cui si è detto, perché il giorno in cui ognuno dice basta a me stesso, anche l'altro dirà basta a me stesso. Tutti diranno basta a me stesso. E come si fa un mondo, il mondo globale, irreversibilmente globale, come anche le forme della comunicazione ci dicono, come si fa a funzionare ognuno dicendo basta a me stesso? In altri tempi avremmo detto è la vigilia di una guerra, perché se ognuno basta a se stesso non c'è una possibilità di comunicare e di allearsi. Allora il primo grande incidente, naturalmente non pensiamo questo, oggi la guerra è un fenomeno, vogliamo dichiararlo quasi impossibile, ma certamente ci troveremo di fronte a un mondo aspro, a un mondo terribile, a un mondo dove questo grandioso sviluppo tecnologico che potrebbe accompagnare lo sviluppo dell'umanità rischia di diventare invece, come dire, le oligarchie al comando di ciascun paese, che basta a se stesso e che quindi semplifica il linguaggio, lo rende più rozzo, fa crescere delle subculture in cui l'altro è semplicemente un nemico. Quando l'umanità giunge a questo, i rischi diventano gravi. Grazie a Biagio. Non sento. Sono le 6:30, ci diamo un tempo per delle domande, se ci sono, per i prossimi 10 minuti, un quarto d'ora, per fare in modo che sia anche dialogo tra di noi. Quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire, ovviamente nel tema e brevemente, siamo davvero contenti. Chi inizia? Prego, si sta lì, grazie. Io una cosa volevo chiedere. Microfono. Sì, microfono, sennò io. Perché altrimenti anche gli amici che ci seguono per radio non sentono. Sì, io condivido perfettamente l'analisi che si è fatta. Questo fatto di pensare di bastare a se stessi a livello individuale, a livello di nazione, sicuramente è una cosa, ma io credo che questo
funziona alla globalizzazione, ma sia funzionata. Quando noi pensiamo, e non pensiamo senza elementi di fatto, che qualche entità possa condizionare le elezioni della più grande democrazia del mondo, degli Stati Uniti. Immaginiamoci un piccolo paese come l'Italia. Quando in questo periodo la grande finanza, i social, attaccano quella che è la comunità europea, non è mai stata così messa in discussione una cosa che ha dato 60 anni di pace all'Europa e che oggi rischiamo di principalmente nel nostro paese, di mettere in discussione. Cioè, voglio dire, io credo che tutto questo sia funzionato a che delle grandi oligarchie a livello mondiale governino finanziariamente e politicamente il paese. Allora, rispetto a questo, io credo che ci siano poche possibilità di difesa, sarà quello di sviluppare la cultura. Di sviluppare la cultura che è principalmente la cultura politica. Dobbiamo, questo messaggio, farlo capire alle persone. Questo fatto che ognuno pensa a se stesso è semplicemente una maniera per non essere più in grado di difenderci, perché veramente poi più sono piccole le entità, meno c'è possibilità di difesa. Oh, interessante. Sì. Domande? Qualche altra domanda e poi dopo facciamo sintesi. Allora incominciamo con... Così chiudiamo. Volevo fare una domanda. La domanda? Sì, allora come no? Io volevo fare una domanda. Noi ci preoccupiamo di formazione. È proprio su questo. Noi ci preoccupiamo? Di formazione. Di formazione. Chiaramente basata sulla creatività, per i creativi. È interessante sentire dopo varie riflessioni quale sarebbe poi l'attività di noi che possiamo trasferire ai giovani in passato, però come ricordo, e poi loro aspettando che costruiscono il nuovo, perché certamente non può venire da noi. E quindi il patrimonio della storia che noi conosciamo, dei nostri costumi, della nostra città, poterli trasferire ai giovani, ma con quale approccio? Perché noi stiamo notando da parte dei giovani delle risposte molto interessanti, partendo dal presente. Partendo dal presente, quindi non una cosa, diciamo, è molto semplice. E qua stiamo osservando perché stiamo entrando nelle scuole, il contatto con i giovani è fondamentale. Quindi noi ci aspettiamo una risposta, ecco, tra l'antico, l'attuale e quello che sarà, certo non lo vedremo noi, però avere questa serenità nel nostro cuore, non paura dell'attualità, di avere una speranza ma anche qualche certezza da parte dei giovani. Grazie. Grazie a te, Rosana. Grazie. Io provo a dare la risposta ai due interventi. Tutte e due molto interessanti, su cui si può fare qualche breve riflessione naturalmente. Al primo intervento, al signore che è intervenuto per primo, io vorrei dire che io condivido molto le cose che ha detto e vorrei che fosse ben chiaro questo, che almeno per quanto riguarda il modo in cui io vedo il problema, può essere discusso naturalmente. La questione assolutamente non è mettere in discussione l'interdipendenza mondiale, quella che chiamiamo globalizzazione, che una volta si chiamava mondializzazione, ma è di cercare di capire perché le ragioni per le quali, diciamo, questo immenso processo di tendenziale omologazione, no, incontra difficoltà così profonde, così radicali, da creare nel mondo, guardate, non in Italia, perché se fosse solo il caso italiano sarebbe un caso patologico, un caso anomalo, ne abbiamo vissuti altri dal fascismo in giù, quindi non facciamo però paragoni, ma insomma, ma no, appunto veniva ricordato l'America, ma io vorrei aggiungere l'Europa.
Ed è molto giusto richiamare questo tema oggi fra di noi, perché noi stiamo assistendo, sulla base delle cose che stanno avvenendo, sulle quali ancora si potrebbero aggiungerne tante altre, a una vera e propria disgregazione del processo di integrazione europeo. Ma vera e propria disgregazione. Basta fare un velocissimo elenco, ma proprio telegrafico, dall'Inghilterra che esce, e che significa una cultura che esce, non stupidi quelli, secondo me, scusate, quelli che dicono, ah, meno male, se ne va un'Inghilterra che non era molto favorevole all'integrazione politica. No, era una dialettica tra Inghilterra, Germania, Francia, Italia. Il processo è questo, sempre la dialettica conta, no? Visegrad, sapete di che si tratta, i paesi dell'est che se ne vanno per conto loro, Orban che decide di bastare a se stesso, l'Italia, dove i due populismi sono al governo, poi possiamo avere giudizi diversi, ma insomma non voglio fare politica più di tanto, no? La Germania che si va indebolendo, che cosa resta se non l'Europa che c'è, mercato, moneta, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ma drammaticamente in contrasto con la fisionomia che stanno prendendo gli stati che fanno parte dell'Europa. E quindi c'è una contraddizione radicale, cioè nel senso di in radice. E quando parliamo per la prima volta dopo il messaggio del 1950 di Schuman di disgregazione dell'Europa, parliamo di un fenomeno reale, non di una ipotesi accademica. E di un fenomeno che va combattuto, perché giustamente veniva detto, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue incertezze e difficoltà contro le quali bisogna combattere anche. E tuttavia quel quadro è stato la garanzia per 60-70 anni della fine della guerra civile europea e di tutto quello che ne consegue. Questo è un tema che ci dovrà impegnare molto nel maggio del 2019, ma molto ci dovrà impegnare. Quindi il tema, e ora ultimissima riflessione sul primo intervento, proprio telegrafica, ma che voglio fermare un concetto che mi sta a cuore. Qual è la ragione di questa difficoltà rispetto alla quale l'Europa deve invece lavorare in positivo? Quella di stabilire un rapporto fra la dimensione sovranazionale e la dimensione nazionale, perché la democrazia politica ha sempre vissuto all'interno dei confini degli Stati. Nel momento in cui tutto va verso l'alto, d'improvviso si avverte un vuoto a livello della statualità e quindi si capisce perché vengono fuori i populismi dappertutto. Ma è la risposta dei populismi che è drammaticamente negativa, e questo rientra nel tema di stasera, perché, come dire, è quella risposta che ci ha fatto partire dal bastare a se stessi, quindi dalle nuove solitudini, dalle nuove paure, dalla patologia del tema della sicurezza, che è un tema vero, ma che non deve diventare la patologia di una società, è perché se tutto diventa quello. E quindi come mettere insieme la dimensione sovranazionale e la dimensione nazionale? Questo è un tema aperto, un grande tema politico, storico, costituzionale, quello su cui bisognerà che le generazioni presenti e quelle più giovani si impegnino, senza dar voce alle sirene, chiudiamoci dentro noi stessi, che sono chiusure collettive e chiusure individuali, come abbiamo cercato di dire fin dall'inizio. E poi c'è il grande tema che ha sollevato la signora della formazione. Bisognerebbe, il tema è molto complicato, e per la sua complicazione, anche perché naturalmente, soprattutto in certe fasi della vita politica, si fanno solo le cose che hanno effetti immediati. La formazione effetti immediati sembra non averne, perché chi è che veramente crede delle elite politiche che la formazione sia decisiva per? Quelli che hanno una visione del futuro, cioè non quelli che giocano giorno per giorno la loro partita. Perché dico un tema difficilissimo? Perché lei ha ragione, deve cambiare forma la formazione. Cioè non possiamo semplicemente dire manteniamo le materie di storia che stanno entrando in difficoltà o mettiamo più filosofia all'università che pure sta chiudendo. Il problema è come, il problema sarebbe quello, diciamo, sto dicendo una cosa utopica, dell'educazione continua, perché cioè che va oltre la stessa formazione scolastica come tale, perché le modificazioni esterne sono di una tale velocità che se non si mette in punto di principio dei modelli di educazione continua,
il formato sarà a sua volta formattato da qualcosa che sta fuori di lui e lo trova già pronto, lo trova già fatto. Che fatica deve fare? Come si fa allora, voglio dire, a interiorizzare la tecnologia in modo partecipativo e formativo? È l'enorme compito della formazione futura. Ci vogliono classi dirigenti che lo affrontino così, né abbandonando, come in generale si fa, né immaginando che mettendo un po' più di storia, un po' più di filosofia, un po' più di cosa sia risolto il problema, naturalmente, perché non è così, perché la trasformazione, cioè noi non possiamo più pensare che il rapporto tra presente e passato, che abbiamo messo al centro della nostra attenzione seria, possa ripetere lo schema del passato. Non so se ho detto forse all'interazione, per cui la cosa non si capisce molto. Non è possibile immaginare di tornare a come noi abbiamo vissuto il rapporto tra presente e passato. Non è più possibile mai forzare i mondi che si sono chiusi, perché si rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano. E allora il compito è enorme. E che vogliamo dire più di questo? Che già se entrasse nella consapevolezza delle cosiddette elite dirigenti sarebbe un miracolo. Ma se invece abbiamo esattamente l'opposto della chiusura di ognuno allora nel proprio piccolo mondo, guai. Allora tutto verrà formattato all'esterno, e con le conseguenze che potete immaginare. Allora siamo alla conclusione di questo nostro secondo dialogo, e una lettura, come avevamo detto, provocatoria rispetto a quello che viviamo, ma una provocazione nel senso del significato della parola, che ci provoca al pensiero, ci provoca a non rassegnare le armi rispetto a quella che è la necessità di, anche in un momento di passaggio, usiamo il termine crisi, possiamo in qualche maniera intravedere la forza rivoluzionaria di un futuro che ci riguarda, ci appartiene, che dobbiamo in qualche maniera augurarci migliore. Certo, tante le difficoltà del presente, certo tante ancora le sfide, anche se un atteggiamento di sconfitta sembra essere il leitmotiv di costante che nasce nel giudizio delle cose che avvengono. Una sconfitta dell'Europa, una sconfitta dell'Italia, una sconfitta del mondo, una sconfitta. La parola in se stessa potrebbe rimandare alla fuga rispetto alla necessità invece di superare la difficoltà pensando e augurandosi che di fronte alla semplice analisi del presente e guardando alla memoria e alla profezia ci fosse ancora il coraggio della visione, dei visionari, cioè di coloro che hanno la capacità ancora di ragionare di futuro sfidando il passato e il presente a organizzare la speranza. La profezia, la politica come profezia, la cultura come profezia, la ragionevolezza dell'incontro tra diversi come profezia di convivenza. Biagio usava un termine che affascina, è una provocazione nella provocazione. Ci sarebbe bisogno di una formazione permanente, continua, ma questa non soltanto per le giovani generazioni, questo non soltanto per chi ha responsabilità di passaggio di parola, ma di tutti coloro che hanno a cuore la sorte del mondo, perché nella sorte del pianeta, nella sorte del mondo c'è la propria sorte, la sorte delle proprie radici, la sorte del proprio personale bagaglio di relazioni e di cultura. Allora la via impervia resta tale, però in una parola che possa in qualche maniera dire a tutti quanti noi che in fondo momenti tragici e difficili di passaggio l'umanità li ha vissuti e poi li ha superati e poi ha dato nuova concretezza e nuova speranza ci sono sempre stati, e nei corsi e nei ricorsi
questo ultimo nostro tempo è soltanto l'ultimo segmento di un percorso che dura da molto, ma molto, ma molto tempo. Noi lo viviamo perché è così, perché è il nostro segmento. Dovremmo soltanto dire a noi stessi fortunati di esserci, piuttosto che sfortunati ad esserci. Già partendo da questa accezione, la via impervia probabilmente potrebbe in qualche maniera risultare non più facile, ma più provocazione di poterla attraversare. Ci vediamo il 3 dicembre e chiudo.